sono Marco, sono uno studente di chimica del curriculum inorganico, sono laureato a Pisa e sono dislessico. Ho iniziato il mio percorso nel 2015 con buoni risultati. Devo dire che nel dipartimento di chimica ho avuto una bella accoglienza, ho chiesto gli aiuti sugli esami che mi sono stati concessi. Lo studio è stato un percorso, come ogni studente, arduo su certi esami, però devo dire che sono abbastanza soddisfatto, anche se molti professori al liceo mi screditavano nel venire qua, però sono contento di aver scelto chimica e di essere qui. Il mio percorso come studente è stato quello come ogni normale studente, c'è tanto da studiare come in ogni facoltà, però devo dire che è stato per me fondamentale comunque l'utilizzo del tempo aggiuntivo negli esami che comunque mi è stato concesso, anche se l'Università di Pisa può ulteriormente perfezionare l'aiuto per i dislessici, c'è la volontà di farlo da parte dell'Università e questa cosa sì, l'ho molto percepita e mi è piaciuto molto, infatti soprattutto per i futuri dislessici che vorranno provare questo percorso di venire a provarlo a Pisa, perché comunque mi sono trovato bene e sono convinto che mi troverò sempre meglio. Sono Francesco Biagioni, il presidente della sezione di Pisa dell'Associazione Italiana Dislessia, ed è molto importante per me oggi parlarvi perché io sono uno studente universitario che ha fatto un percorso dentro l'Università di Pisa. Durante questo percorso ci sono state diverse difficoltà che incontriamo noi studenti dislessici. Però ci sono anche degli strumenti che nascono per venire incontro alle nostre difficoltà e ci aiutano a superarle. Per me è stato fondamentale nel mio percorso di studio usare la sintesi vocale per studiare i libri. Cioè, io non leggo con gli occhi, ma leggo con le orecchie. E davanti ai libri universitari, che sono libri da centinaia e centinaia di pagine, diventa importantissima, è stata importantissima per me nel mio percorso. Ho avuto la possibilità, e grazie soltanto a questa possibilità sono riuscito ad andare avanti, di utilizzare il tempo aggiuntivo durante gli esami. E questo è fondamentale per noi dislessici e non rappresenta un vantaggio, ma semplicemente una capacità di poter dimostrare quello che abbiamo studiato veramente. Perché il problema dei dislessici è spesso proprio questo, non riuscire a dimostrare nel tempo uguale agli altri quello che hanno studiato, ma non perché effettivamente non sanno le cose, ma semplicemente perché non hanno il tempo di scriverle nel compito. L'Università di Pisa sta facendo dei passi avanti ovviamente nel mondo dei DSA, perché spesso si parla di dislessia, ma la dislessia è solo uno dei vari DSA. I disturbi specifici dell'apprendimento infatti sono dislessia, disortografia, discalculia e disortografia. Il nostro Ateneo è sempre più sensibile alla tematica dei DSA e dà sempre più strumenti per affrontare le difficoltà che incontra qualsiasi ragazzo dislessico davanti ai libri universitari. Il nostro invito è di venire qui da noi e vi aspettiamo, perché l'università non è, come era prima, un mondo che non fa per i dislessici. L'università, oggi come oggi, sta sempre più diventando un posto accogliente dove coltivare i propri studi e andare avanti. Il Dipartimento di Chimica vi invita quindi a prendere in considerazione lo studio della chimica nella sua forma più fondamentale o nella sua forma più applicata. Veniteci a trovare, troverete le porte continuamente aperte sia dei nostri studi sia anche dei nostri laboratori. Organizziamo delle giornate specifiche che sono dei cosiddetti Open Days. L'ultimo fine settimana di settembre organizziamo un evento che si chiama Bright, la notte dei ricercatori, qui proprio al Dipartimento di Chimica, per avvicinare la popolazione alle scienze chimiche e all'interno di questi eventi, ma ripeto, tutti i giorni, noi siamo molto contenti di interloquire con gli studenti. Nel corso degli anni abbiamo imparato a trattare con studenti con abilità estremamente variegate, aiutando tutti loro a far emergere le proprie vocazioni allo scopo di sviluppare una carriera di piena soddisfazione.